Dallo stadio Fontanelle di Agrigento, amici di Wii Sport, diamo il benvenuto nel nostro circuito all'Under 15 regionale dell'Atena, che per la sesta giornata del Girone C affronta il Real Gela. Nell'ultimo turno Atena, attuale capolista del raggruppamento, ha vinto per 2-1 contro la Cadere Soccer in trasferta. Real Gela reduce dal pari casalingo per 1-1 contro l'Enna. Diamo un'occhiata alla compagine agrigentina pronta a scendere in campo: Zambuto, Messina, Gallea e Motisi nel 3-5-2, Torre Grossa e Solli, ma sugli esterni Farrugia e Lume, in mediana Loverme a servire le due punte Baio e Polifemo. Grazie alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice, passiamo al film del primo tempo. Il rinvio della difesa del Real Gela è preda dell'Atena in area di rigore. Baio cerca il mancino, sfiora solamente il palo. Buon inizio dei padroni di casa quando al settimo di gioco Polifemo di tacco serve Torre Grossa, ancora un esterno per Baio, si gira e calcia tra le braccia del portiere Cirignotta. Al decimo di gioco è battaglia per il Real Gela a provare a scuotere gli arancioneri, non riesce a farlo con questo tentativo di tiro cross. Dodicesimo, break dell'Atena, il pallone arriva all'Overme, spalle alla porta, la controlla, salta l'avversario, va col destro, parata dell'estremo difensore avversario. Al ventesimo c'è un tentativo di corner dalla sinistra, gira la sfera colpita di testa da Baio che manda sopra la traversa. Un minuto dopo, punizione di Loverme, respinge in qualche modo Cirignotta in calcio d'angolo. Ventiseiesimo, punizione di Loverme, ha fatto un Eurogol Loverme, posizione defilatissima, ci va col mezzo collo esterno, buca il portiere all'angolino basso. 1-0 per l'Atena. Dopo il dominio territoriale del primo tempo e le tante occasioni mancate, la sbloccano i padroni di casa proprio quando il direttore di gara fischia due volte e manda le due formazioni a riposo. 1-0 tra Atena e Real Gela, fin qui decide Loverme. Al 39esimo il rinvio di Cirignotta viene recuperato da Baio, va dalla distanza Baio, alto sopra la traversa. Minuto 44, attenzione alla discesa, palla al piede da parte di Gallea. Polifemo viene servito in verticale col diagonale, non può sbagliare e fa 2-0. Cerca sempre la costruzione dalla difesa il Real Gela, ma non è una grande idea. Ancora un rinvio errato, Polifemo va a triangolare con Baio, la conclusione Cirignotta gli dice di no. Minuto 57, calcio di punizione di Loverme, ancora Cirignotta con la manona, costretto a fare gli straordinari quest'oggi. 59esimo, il rinvio lungo da parte di Zambuto viene addomesticato da Loverme, che riesce a portarsela avanti, poi scaricare a sinistra per Solli, ma riesce a sfondare il calciatore dell'Atena, poi mastica questo destro che termina la propria corsa sul fondo. Minuto 60, Polifemo dalla destra riesce a trovare il cross giusto, quello per Bellavia che in area di rigore non si lascia pregare, gonfia l'incrocio dei pali e cala il tris per l'Atena. 62esimo, sostituzione dentro Falzone per Lume. 64esimo, doppio cambio, Rizzuto e Barragato per Polifemo e Solli, ma 67esimo, proprio uno dei neo entrati, Falzone riesce a servire Loverme, ce l'ha sul mancino, lo prova comunque, diagonale precisissimo, angolino basso, 4-0, doppietta di Loverme e quinta vittoria in 6 partite per l'Atena, ancora capolista del girone C Under 15 regionale. Amici di Wii Sport, è tutto allo stadio Fontanelle di Agrigento, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Bye.